Tribù Rossonera, amiche e amici del Marietto, bentornati a questo secondo appuntamento flash rispetto a quello di stamattina. Già vi dico che stasera alle 21:30 ci sarà la Super Live col Super Combo e un ospite speciale. Super Combo con Massimo Baldoni di calciomercato.com, Mario Forzan, il giornalista di blastingnews.com, Darius Rock del grande gruppo Facebook Mr. Kilpin AC Milan e Dulcis in fundo, ragazzi, avrò come ospite speciale lo youtuber interista Diego CTM, che credo che molti di voi già lo conoscono, una persona davvero in gamba, un tifoso che poi vive anche lui in Inghilterra, come me che io vivo in Spagna, siamo due forestieri per il mondo del web calcistico italiano e quindi sono veramente molto lieto. Rimarrà un'oretta con noi perché poi dopo ha già un altro impegno anche in un'altra live. Quindi davvero sono onorato di averlo qui un'altra volta nel mio canale. Detto questo, ringrazio tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale. Grazie, grazie, grazie di cuore per credere in me, darmi questa fiducia e per continuare con questa fiducia. Un bel like di sostegno, iscrizione al canale se ancora non l'hai fatto, ci stai girando attorno con campanellina attiva. Ci sono diversi tipi di abbonamenti, come potete vedere qui, per diventare membri del canale, dalle tasche più vuote a quelle un attimino più piene, per poter aiutare anche il sottoscritto a crescere sempre di più e provare a perlomeno emergere e dare sempre dei contenuti più grandi. Per quanto emergere, con già più di 7.000 iscritti e 1,5 milioni di visualizzazioni, penso che già il cammino è bello che tracciato. Detto questo, ragazzi, oggi è una giornata tra il poetico, visto quello che ho letto adesso, perché devo sdrammatizzare anche tutto il resto, perché sapete che ci sono già tensioni in atto sull'asse Juve-Milan e compagnia bella, già ne avevo parlato ieri, però certe questioni le lascio per la live di stasera. Oggi mi concentro sulle parole di Sheva, veramente ci è rimasto nel cuore, anche se quei 2 anni ci siamo sentiti traditi e feriti quando andò al Chelsea, però è rimasto sicuramente un campione da noi tutti, amato da noi tutti i tifosi rossoneri. Dopodiché un'estate calda che aspetterà il signor Mino Raiola e un suo assistito, del quale il suo manager, diciamo l'osservatore l'Udinese, che tra l'altro era un ex calciatore del Napoli, dopo ne parleremo, dice che è arrivato a un punto di maturazione questo giocatore per andare alla grande. Ma adesso entriamo così, pam, di netto, su tutto. Shevchenko è stato invitato dunque alla trasmissione che tempo fa di Fazio, trasmissione perché volevo dire Fabio Fazio, Fabio Fazio, e praticamente ha ripercorso in sintesi tutta la sua esperienza milanista con tanto di ricordi e anche una lacrimuccia, diciamo, di nostalgia. Quindi lo cantiamo sto coro? Non è brasiliano però, che gol che fa, il fenomeno lascialo là, qui c'è Sheva, la 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 la. Sheva, Sheva, che poi Ronaldo è venuto anche al Milan dopo per una stagione e mezzo, che fece quel gol sotto la curva dell'Inter, non so se vi ricordate, con le orecchie così, cioè, vabbè, le nostre soddisfazioni ce le siamo tolti in diversi modi. Dunque, da quando è arrivato al Milan, deve dire solo grazie, dice a Galliani e Braida. Infatti, dice nel suo libro, l'unica foto che c'è è quella con Adriano. Hanno creduto fin dall'inizio in lui, prendendolo lì a Kiev. È stata anche una scommessa, dice sicuramente, per il Milan, ma poi dopo ho vinto il pallone d'oro, quindi devo solo ringraziarli. Poi, tra i vari compagni di squadra, dice quello con cui ha legato di più è Costacurta, che dice che si era preso cura di lui, piuttosto che anche Albertini, dice che l'ho aiutato a cucinare, per non dimenticare quella finale di cui ero presente all'Old Trafford di Manchester di Champions League. Milan campione, Juve, Milan campione, Juve. Lo animo io questa settimana, vi faccio vedere io, pulaster bianconeri.
Allora, una serata indimenticabile, e come no, a chi lo dici? Al tuo gol, caro Andri, o sono stato 15 minuti, gol! Ero là che veramente mi stavano uscendo le orbite dall'emozione e dalla contentezza. Dice, Ancelotti quando arrivammo ai rigori voleva tirarsi per primo, per iniziare bene la serie, invece tirai per ultimo, un rigore che ha fatto la storia, mi passò tutta la vita davanti. Poi parla anche di Paolo Maldini, che dice che quando l'ha incontrato, secondo lui era come un mostro, davvero una persona che era una presenza lì a Milanello, ma grandissimo, e tutti lo trattavano anche allora come una grande persona, però un grande amico e professionista. Un giorno, dice, mi piacerebbe allenare il Milan, sarebbe un sogno. E perché no? Perché poi ha parlato anche di quel ricordo di Istanbul che non voglio ricordare. Cambio io pagina. Brrr. E poi parla anche in un'altra intervista, cioè adesso si vede che in Italia sta lasciando intervista a destra manca, e anche alla trasmissione Tutti Convocati. Tra l'altro ha parlato proprio del scudetto fresco fresco di giornata da parte dell'Inter fino ad arrivare al suo trasferimento a Milano. Dice chiaramente non mi fa piacere che l'Inter abbia vinto lo scudetto, però sono bravi, ho stima per Conte, per il lavoro che ha fatto, per la grinta che ci mette. Dice Milan quest'anno l'obiettivo chiaramente è la Champions, adesso arriveranno partite difficili, però bisogna crederci ed essere positivi. Per quanto riguarda il discorso del ritorno alla normalità, dice il suo primo allenatore Spakov è stato una guida per me, tornare a giocare dopo il disastro, ricordiamoci soprattutto per me che ero piccolo, quelli della mia generazione, il disastro di Chernobyl, è stato tornare alla vita, avere persone vicino che ti aiutano è fondamentale. Poi ha parlato anche degli allenamenti con Lobanovskyi, dice è un po' l'Arrigo Sacchi ucraino, è il primo allenatore, dice, che è riuscito a mettere insieme il calcio e la scienza, ha fatto studi sul lavoro fisico, ha messo qualcosa di nuovo negli allenamenti che prima non c'era e ha lasciato, dice, un segno per tutte le generazioni che sono passate da lui, almeno tre, una grande persona, un grande uomo, un grande allenatore, anche nonostante gli allenamenti duri che veramente anche sotto ghiaccio e freddo lì dell'Ucraina si doveva sorbire. Poi arrivò a Milano, dice, io non sono arrivato per fare feste, ballare o compagnia bella, dice, San Siro è la scala del calcio, giocare con la maglia del Milan, sottolineo, è il massimo, You understand, mercenario? Ok, la metodologia di allenamento chiaramente era diversa, io avevo bisogno di adattarmi, lavoravo a parte per mantenere quel fisico, poi dice mi sono adattato, ho capito come lavorare, la tattica per me era qualcosa di nuovo. Quindi il nostro Andriy Shevchenko, come sempre, ha parole al miele per il suo Milan, ma passiamo al giocatore che l'ex calciatore del Napoli, della Roma, Andrea Carnevale, non so se avete capito il gesto, per quelli della mia età c'era anche la canzone che cantava quella contro Carnevale Peruzzi, com'è che faceva? E 7 ottobre, giorno speciale, hanno trovato positivo Carnevale, e per Peruzzi che era drogato, e per la Roma è finito il campionato. Vi ricordate? Sono stati trovati tutti e due positivi alla cocaina, tanto lui che Peruzzi. Vabbè, ora è un osservatore ludinese, a Radio Marte l'ex giocatore parla di Rodrigo De Paul, che tra l'altro, già ho detto l'altro giorno, potrebbe essere anche in orbita Milan, ha un ingaggio, cioè il suo valore di mercato di 40 milioni, quindi molto alto, e dice questa potrebbe essere la sessione, quella che ci sarà la prossima estate, della cessione, una cessione da parte di De Paul in una grande squadra. Lui vuole andare in una grande squadra, l'ha visto quest'anno come capitano dell'Udinese, come un vero leader della squadra friulana, e a parte il Milan sembra che nell'orbita del fantasista argentino ci sia anche il Napoli. E per concludere, agganciandomi a De Paul, il suo procuratore chi è, che voi tutti già sapete? Mino Raiola. Per il povero Mino Raiola sarà un'estate particolarmente calda. Non è solo il discorso di Donnarumma quello che tiene banco, quindi sul suo rinnovo, la cessione, quello che succederà. Tra l'altro ce ne sono altri di casi spinosi che dovrà appunto vivere quest'estate questo povero uomo. Tra l'altro uno è Alessio Romagnoli, che l'anno prossimo appunto va in scadenza col Milan, e non c'è molto tempo d'azione se non si vuole fare la fine di Donnarumma.
Se la richiesta di 6 milioni dovesse essere confermata, la permanenza del capitano sembra davvero complicata. L'estate movimentata, quindi ha a che vedere anche con il cambio di maglia di Rodrigo De Paul, così come Malen, l'attaccante del PSV Eindhoven. Entrambi i calciatori piacciono al Milan, ma fare affari con Raiola non è facile e io, tra l'altro, aggiungo, come molti di voi anche comprenderanno, non voglio più fare affari con questo carissimo uomo. Vai da altre squadre, non c'è nessun problema. La prossima estate, tra l'altro, potrebbe anche essere l'estate del cambio di maglia di Haaland, anche se per strapparlo al Borussia Dortmund ci vogliono almeno un 100 cocozze, cioè 100 milioni di euro. Il Borussia norvegese non smette di segnare, piace a tutte le grandi big del calcio europeo, soprattutto in Premier League, però ci vogliono tantissimi soldi, come quelli per Paul Pogba. Ha un contratto anche lui in scadenza nel 2022 e sembra trovarsi davanti a un bivio. Il Manchester United, come riporta The Sun, vorrebbe trattenerlo anche se consapevole che serviranno più di 500.000 euro, ascoltate bene, a settimana. Ciò vuol dire 2 milioni al mese, ciò vuol dire 24 milioni all'anno. Apriti cielo. I Red Devils però non vogliono essere ostaggio chiaramente di Raiola ed è molto probabile che lo possano anche vendere prima dell'europeo. Detto questo, ragazzi, spero che vi sia piaciuto anche questo programma, quindi un altro bel like se ancora non l'hai fatto, iscrizione al canale con campanella attiva, mi raccomando, muovi nei social per far sì che questo canale cresca sempre di più e ti aspetto in live alle 21.30 con tutti quei super ospiti fantastici che ti ho menzionato all'inizio e dal tuo Marietto Milanista, sempre con il mio cuore rossonero, forza Milan, ovunque e comunque, e noi ci vediamo dopo in live. Ciao!